Danilo Toninelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno dottor Zanchini, buongiorno a tutti. Allora, se vuole riprendere alcune delle sollecitazioni, sono le più diverse, è anche difficile mettere ordine, ma credo che agli ascoltatori interessi molto capire qual è la vostra posizione, che ieri sera peraltro alcuni leader del suo movimento e Beppe Grillo anche hanno cominciato ad avanzare, però credo sia interessante sentirlo poi dalle sue parole stamane, Toninelli. Io penso che abbia vinto la democrazia, che la nostra Costituzione abbia dimostrato di essere più viva che mai, e sia una vittoria non di parte, non è, guardi, noi abbiamo dato l'anima da mesi e mesi nelle piazze, ma non è neanche una vittoria del Movimento 5 Stelle, è una vittoria di tutti quei cittadini che si sono compattati in maniera sana, in maniera onesta, non con doppi fini, come chi invece si è compattato, chi gestiva, diciamo, la campagna elettorale per il sì, ed è una vittoria loro, perché saremmo andati a vivere, questi milioni di persone l'avevano chiaramente capito, in una democrazia, in un paese più complicato, dove avrebbero predominato le lobby e le oligarchie. Ecco, il voto di ieri ha segnato una vittoria della collettività, di quelle persone libere, indipendenti, che lavorano, che faticano, che arrivano veramente alla fine, fatica alla fine del mese, contro invece quella stretta oligarchia che, siccome stava perdendo il potere, ha cercato di cambiare le regole del gioco per mantenere in sella il cavallo che comanda in Italia, cambiando le regole, cioè togliendo dalle mani dei cittadini italiani una scheda elettorale e impossessandosi. Questa è una cosa straordinaria e dobbiamo veramente, io ringrazio moltissimo tutte quelle persone che hanno messo tanta fatica, tante parole, tanto impegno, senza livore, senza rabbia, ma con il sorriso. Noi dobbiamo rispettare tanto queste persone, come ovviamente dobbiamo anche rispettare chi ha votato sì. Io invece non rispetto chi ha sponsorizzato il sì per i doppi fini, per le clientele, per quelle parole volgari, come ad esempio il presidente De Luca della Campania portava avanti. Toninelli, non me ne frega nulla della Costituzione, l'importante è che mi portate voti. A questo aperto punto, questo tipo di fare la vostra voce diventa importantissima, la partita che giocherete. Mi pare che ieri Di Battista abbia detto: noi non ci sederemo comunque a trattare col Partito Democratico, vogliamo elezioni anche con Italicum alla Camera e Consultellum al Senato, e la squadra lasceremo, mi pare sia le parole di Beppe Grillo, sul web. Lei ci conferma questo approccio alle cose, chiamiamolo così? Allora, noi sono oramai 3 anni e mezzo che siamo in Parlamento, abbiamo cercato di fare tantissime proposte, la nostra proposta di legge elettorale, inserire le preferenze nell'Italia, come il reddito di cittadinanza, tutta una serie di cose che arrivavano dalle persone, dalle piazze, dai mercati, dalle esigenze delle persone. Ci hanno sempre deriso e chiuso la porta in faccia, dicendo che eravamo populisti e demagogici. E quindi con loro non vi siete. Hanno fallito, sì. Noi non possiamo, non hanno credibilità queste persone, hanno già dimostrato di non essere affidabili. Quindi l'unica cosa, e che è un segnale che dobbiamo cogliere dal voto di ieri, è che i cittadini non vogliono più lasciare in mano il potere decisionale a queste persone, e noi sappiamo che loro non approveranno mai la nostra legge elettorale, che faranno una legge. Quindi elezioni con queste leggi elettorali, quelle vigenti? Toninelli, prima, a votare prima possibile, anche se ci sono due leggi elettorali diverse per le due Camere? Allora, innanzitutto la legge elettorale che hanno chiamato Italicum, grazie ai ricorsi firmati dal Movimento 5 Stelle, grazie degli straordinari avvocati, è sottoposta al vaglio di costituzionalità. Sì, a gennaio dovrebbe quindi verrà, che sarà presumibilmente a gennaio, quindi fortunatamente tra poco. Al Senato, se venisse modificato l'Italicum, si avvicinerebbe già di più alla legge elettorale del Senato, quindi non vedo grossi problemi. Laddove fosse necessario uniformare per rendere più simili, si potranno fare dei correttivi al Senato, ma non si può aspettare. Io ho la certezza, noi abbiamo la certezza che i vecchi partiti che hanno fallito vorranno prendere tutto il tempo necessario. Sì. Sto parlando di arrivare fino al 2018 per ricompattare. Mi dica soltanto una cosa, Toninelli: chi deve governare nel frattempo, mentre approviamo le nuove leggi elettorali? Chi deve governare? Questo è un percorso che deve portare avanti il Presidente della Repubblica. E ovviamente inizierà da oggi, si capirà da oggi, però oggi non è semplicemente questo il nodo, bisogna andare a votare tra poco, tra pochi mesi, bisogna andare a votare presto, è relativo, bisogna che il Parlamento dia un sussulto di dignità, ammetta chi ha fallito, non noi, di aver fallito, di non avere più rappresentanza nel popolo. Facciamo questa legge elettorale velocemente, andiamo a votare, sì, e solo un Parlamento legittimato da un voto sulla base di una legge costituzionale potrà rimettere mano. Danilo Toninelli, noi sì, modificheremo, sì, no, la legge elettorale con la nostra legge elettorale. Oggi non lo possiamo fare perché gli interlocutori non ce lo permetteranno. Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli.